È come se l'incubo fosse ritornato. 37 anni fa Valva fu uno dei comuni del Salernitano devastato dal terremoto del 1980. A distanza di tutto quel tempo un nuovo sisma, ma questa volta nel centro Italia, ha creato dolore e apprensione in questo piccolo centro dell'alta valle del Sele, perché è stata la scossa che ha determinato la valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano in Abruzzo, sotto tonnellate di neve, detriti, alberi tra i dispersi. C'è anche Stefano Feniello, 28 anni, originario proprio di questo piccolo centro della provincia di Salerno. Stefano si è trasferito nel 2002 insieme alla famiglia per motivi di lavoro a Silvi Marina. Era andato a Rigopiano, all'hotel Rigopiano, in resort, insieme alla fidanzata per festeggiare il suo compleanno. Proprio la sera del suo compleanno aveva mandato dei messaggi via WhatsApp ai tanti cugini che qui in paese per dire: è stata una bella serata, ci stiamo divertendo, la vacanza va bene. Non poteva immaginare che di lì a poco una valanga avrebbe travolto l'hotel, il resort di lusso nel quale aveva deciso di trascorrere delle ore di gioia, che sono diventate invece di angoscia per i familiari, ma anche per un'intera comunità. A Valva, 1700 abitanti, si conoscono praticamente tutti. La famiglia Feniello è particolarmente numerosa, sono 11 i fratelli, tantissimi i cugini, il sindaco è in contatto costante con la prefettura di Pescara, alcuni fratelli del papà di Stefano sono partiti alla volta di Penne, dove c'è il campo che diciamo fa da coordinamento ai soccorsi e che serve a dare appunto delle notizie ai familiari, notizie che si spera possano essere positive. Il Golden Bar di Valva, dove sono ore di attesa. Qui c'è lo zio di Stefano, Claudio, e qui vengono a chiedere informazioni parenti, amici, conoscenti sul destino di Stefano Feniello. Signor Claudio, sono ore di angoscia, insomma, in attesa di una buona notizia per Stefano e la sua fidanzata, chiaramente. Sì, sono ore di angoscia, stiamo aspettando delle buone notizie. Ecco, noi abbiamo visto, insomma, stiamo vivendo questi minuti, queste ore insieme a lei. Il suo bar è diventato un po' una sorta di punto di riferimento dove le persone vengono a chiedere informazioni, perché Stefano lo conoscono tutti, la famiglia Feniello è molto conosciuta, siete tanti fratelli, tanti cugini. Stefano, quando può, in paese, qui torna sempre. Sì, viene spesso col papà. Ultimamente è stato a novembre a vedere le luci a Salerno. Ecco, un'intera comunità, insomma, non solo i familiari, che prega per il destino di Stefano, insomma, in attesa di avere qualche buona notizia. La domanda è anche difficile da fare, ma come le state vivendo, come state passando queste ore? È brutte, stiamo aspettando veramente che, specialmente adesso che è andata questa notizia, che ce ne sono sei vivi, con la speranza che ci fosse qualcosa di buono. Uno dei suoi fratelli, Eliseo, dipendente comunale, stamattina ha raggiunto il papà di Stefano lì presso il centro di Penne, dove si ritrovano un po' tutti i familiari, per dargli anche supporto. È stato difficile però in queste ore avere informazioni. Lei ieri ci ha detto, insomma, abbiamo avuto difficoltà a metterci in contatto con i soccorritori. Sì, stamattina ho provato a chiamare, nemmeno stamattina sono riuscito, però mio nipote mi ha detto che non poteva parlare perché sono in attesa di queste notizie in questo momento. Ha avuto modo di parlare con il papà di Stefano, suo fratello? Sì, ieri alle 3 è stato difficile parlarci. È partito subito con un pianto, che alla quale cercava Stefanuccio, allora ho smesso la telefonata. È difficile anche per lei, insomma, immagino per lei, per suo fratello parlare, immagino anche per lei ascoltare, insomma, si parla pur sempre di suo nipote. Sicuramente, siamo in attesa proprio delle notizie, un 28enne che è giusto. Sindaco Vito Falcone, sono ore di angoscia, insomma, per la comunità di Valva.
Sì, sicuramente. E siamo tutti in attesa perché arrivino notizie positive. Questo è sicuramente ciò che ci aspettiamo tutti. Una grande tragedia che ha travalicato chiaramente i confini locali per diventare nazionale. Come avete saputo che c'era un giovane originario di Valva sotto queste tonnellate di neve, detriti? Ma sa, con questi nuovi sistemi di comunicazione inevitabilmente la notizia rimbalza subito e quindi tutti ne diventano coscienti di co ciò che sta succedendo. Io, a dire la verità, l'ho saputo attraverso alcuni amici verso le 11, dove mi raccontavano appunto che sembrava che in quell'albergo ci fosse anche il figlio di questo nostro caro amico, insomma. Ecco, si parla appunto di Stefano che qui ha tanti parenti, quando può a Valva torna sempre con piacere, l'ultima volta insomma per il matrimonio di un cugino, tra i suoi zii c'è anche un dipendente del comune che proprio stamattina è andato lì sul posto a penne. Sì, uno degli zii è Eliseo, con il quale ho avuto un incontro ieri sera per chiedere ulteriori notizie circa la situazione, se aveva avuto notizie da parte del fratello, il quale mi ha confermato che le notizie che aveva era quello che un po' sappiamo tutti e quelle che danno, diciamo, i telegiornali e le televisioni. E quindi mi diceva appunto che stamattina sarebbe partito per stare vicino al fratello e alla famiglia, per portare conforto anche da Valva. Sindaco, lei guida questa piccola comunità nella quale chiaramente ci si conosce un po' tutti. Come sta vivendo, diciamo, lei che ha il termometro, tra virgolette, della situazione? Insomma, sono ore di angoscia non solo per i familiari, ma anche per i conoscenti, insomma, per tutti gli abitanti di Valva. Ma io credo che non ci sia luogo in cui da ieri non si parli di questo in tutte le famiglie, tutte le persone. Tanti amici che hanno conosciuto e avuto rapporti con questo giovane così sorridente, così pieno di vita. Proprio ieri ho avuto modo di parlare con uno di questi ragazzi, il quale mi ricordava di quando durante, diciamo, la sua permanenza qui a Valva, non sono mancate occasioni in cui, insomma, si sono ritrovati nel qui vicino campo sportivo a giocare a calcio insieme, quindi, e mi ha ricordato la bellezza di questo giovane, questa voglia di vivere, questo suo essere solare, insomma. Sindaco, posso chiederle, lei è in contatto anche con la prefettura, diciamo, con le strutture impegnate in questo momento, a livello istituzionale e, governativo? I contatti ci sono? Riuscite ad avere più o meno informazioni in tempo reale oppure è complicato, come ci ha detto anche ieri un po' uno degli zii di Stefano, Claudio? Ma io ieri mi sono messo in contatto con la prefettura di Pescara. Mi rendo conto delle difficoltà che anche la prefettura vive in questo momento. Per cui ho preferito dialogare mediante mail, perché mi rendo conto che a loro i telefoni sicuramente sono intasati e servono più di altro, a cui ho chiesto, diciamo, in maniera molto pacata, serena, nel